Gentili telespettatori, buonasera e bentrovati alle notizie di Cosmos TV. Vediamo subito quali sono le notizie di oggi, 25 marzo 2016. È rimasto schiacciato tra il rimorchio e la motrice del suo tir mentre caricava la spazzatura a Laurino ed è stato immediatamente trasportato presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. L'incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 12, in contrada Sant'Antonio. Un 45enne originario di Eboli è rimasto schiacciato per circa 15 minuti contro la motrice del suo tir. Un passante poi ha notato quello che stava accadendo e ha lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma le condizioni del 45enne sono apparse subito gravi e per il malcapitato è stato deciso quindi il trasporto in eliambulanza presso la struttura ospedaliera salernitana, dove tuttora si trova in prognosi riservata. I carabinieri della stazione di Laurino hanno sottoposto a sequestro il mezzo e in sinergia con la procura di Vallo della Lucania stanno lavorando per ricostruire la vicenda. Anziana lascia la sua abitazione per curarsi, i ladri rubano tutto, è successo a Sala Consilina. Vediamo il servizio. Una 74enne di Sala Consilina era stata costretta a lasciare incustodita la sua abitazione dopo la morte del marito e dopo che i medici le avevano diagnosticato una malattia inguaribile, per trasferirsi presso la figlia in provincia di Avellino che l'ha accudita fino alla sua morte. Venuti evidentemente in possesso delle necessarie informazioni, i ladri hanno fatto razzia di quanto si trovava nella villetta ubicata in via San Rocco, portando via, oltre a quasi tutte le suppellettili, anche i canali esterni di rame dello scolo dell'acqua. Il furto è avvenuto qualche tempo fa a Sala Consilina, ma i parenti ne sono venuti a conoscenza soltanto in questi giorni, in occasione della morte della donna. I vicini di casa ci hanno riferito di aver visto tempo fa un camion caricare mobili e suppellettili, ci riferisce un parente della 74enne deceduta. Ovviamente, sapendo dell'assenza della mia parente, ho pensato ad un trasloco, anche perché i ladri sembra che abbiano agito in pieno giorno, praticamente indisturbati. Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Montesano sulla Marcellana, coordinati dalla compagnia di Sala Consilina, hanno denunciato 7 persone per il reato di furto di energia elettrica. Nello specifico si tratta di 6 persone di nazionalità rumena e dello stesso proprietario dell'abitazione. A Sala Consilina litiga con la ex moglie e si scaglia contro un carabiniere, ai domiciliari un uomo del posto. Vediamo il servizio. Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di Sala Consilina è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. L'arresto dell'uomo è avvenuto in pieno centro cittadino in seguito all'intervento dei carabinieri chiamati dalla ex moglie dell'uomo. Probabilmente a far scattare la richiesta di intervento delle forze dell'ordine è stata una lite tra i due ex coniugi. I militari dell'arma, una volta giunti sul posto, hanno tentato di calmare gli animi, ma il 55enne non ha voluto sentire ragioni e si è scagliato contro uno dei carabinieri che stava cercando di calmarlo. I militari, dopo averlo bloccato, lo hanno tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stato condotto in caserma per le formalità di rito, il magistrato di turno ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Si terrà domani, sabato 26 di marzo, presso il centro polifunzionale in piazza 24 di maggio, la prima assemblea dei Giovani Democratici di Sanza. L'incontro che vedrà la presentazione del neo direttivo del circolo Giovani Democratici di Sanza avrà inizio alle ore 17. Il tema centrale della giornata sarà il referendum del prossimo 17 di aprile riguardo le trivellazioni e per il quale ci impegniamo a favore dell'ambiente e per la salvaguardia dei nostri mari. L'obiettivo della giornata è fare reti tra i vari circoli del comprensorio valdianese che lo scorso febbraio hanno eletto 5 rappresentanti del territorio nel direttivo provinciale. All'incontro saranno presenti tra gli altri il segretario provinciale del Partito Democratico Nicola Landolfi e il coordinatore del Vallo di Diano Mimmo Cartolano. E passiamo ora invece alle nomine del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, possibile nuova proroga per Amilcare Troiano. Il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, deve attendere. Il ministro Galletti vuole ratificare insieme le nomine dei 3 presidenti, ma manca ancora il Parco della Sila. Vediamo il servizio.
Pare andare a rilento l'insediamento ufficiale di Tommaso Pellegrino, sindaco di Sassano, come presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il commissariamento di Amilcare Troiano potrebbe essere prorogato di ulteriori 6 mesi per la 3ª volta consecutiva. Tutto ciò perché il ministro dell'Ambiente Galletti pare abbia intenzione di ratificare insieme le nomine dei 3 presidenti del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di quello del Vesuvio e di quello della Sila. Ma proprio in merito a quest'ultimo il ministro non riesce a trovare un'intesa con il presidente della regione Calabria e a questa situazione sta quindi rallentando anche la ratifica delle nomine per le guide degli altri 2 parchi. Se il commissariamento di Troiano dovesse essere ancora una volta prorogato, Pellegrino sarebbe costretto ad attendere ancora. Intanto proprio il commissario Troiano ha prorogato fino al prossimo 30 settembre il contratto del direttore del parco Angelo De Vita, mentre ancora non sono stati nominati il presidente, il vicepresidente della comunità del parco e il consiglio direttivo per mancanza di un accordo tra gli 80 sindaci della comunità. Dalla regione Campania arriva la conferma che il Vallo di Diano entra ufficialmente a far parte del progetto pilota nazionale sulle aree interne. La giunta campana ha infatti dato l'ok all'ingresso del territorio valdianese nella lista delle aree pilota per la strategia nazionale. Il Vallo di Diano entra come seconda area della Campania dopo quella dell'Alta Irpinia. Lo Stato qualche anno fa aveva chiesto alle regioni di individuare un'area interna per la sperimentazione di nuove politiche di governance e poiché alcune regioni non hanno risposto all'appello, per la Campania si è aperta la possibilità di inserirne una seconda. È un progetto che premia la meritocrazia, ha dichiarato il presidente della comunità montana Raffaele Accetta, e la dimostrazione che stiamo lavorando bene. Abbiamo scelto di mettere in sinergia i 15 comuni e i soggetti che collaborano per questo territorio e il nostro impegno ci ha premiato. I requisiti per entrare nella lista delle favorite erano in primo luogo la costituzione di una buona governance locale e l'ente montano ha garantito sia una rete tra comuni che il parentariato locale. Inoltre è stata resa operativa la gestione associata di 5 funzioni tra i 15 comuni, le attività sociali, la gestione del catasto, la pianificazione urbanistica ed edilizia e la protezione civile. Siamo riusciti a coinvolgere anche grandi comuni come Sala Consilina e Montesano, che potevano anche scegliere di non farlo, considerato che gli obblighi di legge sono solo per i comuni al di sotto dei 3.000 abitanti. In seguito alla comunicazione dei nuovi dati sull'andamento delle immatricolazioni raccolti dal MIUR ed elaborati dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, ascoltiamo le dichiarazioni del rettore Aurelio Tommasetti sui risultati raggiunti dall'Ateneo Salernitano. Vediamo. In Italia si parla di fuga dall'università. Noi vogliamo evidenziare che Salerno è in totale controtendenza. Noi abbiamo registrato con i dati del MIUR un incremento rispetto all'anno accademico precedente del 5,4% e rispetto al quinquennio, cosa ancora più importante, del 4,8%. Quindi è evidente che questo ci colloca al 14° posto in Italia tra numero di immatricolati e rispetto ai 13 atenei che ci precedono come numero di immatricolati, noi siamo tra coloro i quali sono cresciuti e siamo noni e siamo al 2° posto tra quelli che sono cresciuti di più. Questo significa che la politica che ha condotto l'Ateneo, una politica di accoglienza degli studenti, di puntare alla qualità della ricerca, di puntare alla qualità della didattica, di una qualità delle strutture, di un orientamento mentale rivolto di attenzione rispetto agli studenti e alle loro famiglie, sta pagando. Oltre che alla politica che abbiamo intrapreso l'anno scorso di rivoluzione delle tasse, perché oggi da noi chi si iscrive al nostro Ateneo ed è in regola con le tasse vedrà a fine anno accademico rimborsate le proprie tasse. Insomma, un orientamento, come dire, pratico, mentale, che tutta la nostra comunità, tutto il nostro personale docente, tecnico, amministrativo ha dimostrato di realizzare in questi anni. E quindi oggi raccogliamo un successo che è tanto più importante se si tiene conto che purtroppo ci sono flessioni notevoli in Italia e che queste flessioni notevoli sono registrate non tanto la perdita complessiva del sistema quanto la perdita complessiva da parte degli atenei meridionali. Noi crediamo invece che partendo proprio da Salerno e partendo da quello che abbiamo realizzato in questi anni, possa essere un modello per una riscossa complessiva dell'università meridionale, anche perché
È chiaro che se non c'è, non ci sono, non c'è immatricolati, non ci sono laureati, questo è un danno non solo per un danno per le famiglie, è un danno per il territorio, è un danno per la crescita complessiva del paese. Io dico semplicemente che la ricetta economica più semplice per far uscire l'Italia anche da una situazione di impasto dal punto di vista economico è avere più laureati, e per fare questo bisogna necessariamente investire sull'università. Torna l'ora legale nella notte tra sabato 26 e domenica 27. Dovremo muovere nuovamente le lancette di orologi e sveglie, spostandoli questa volta di un'ora in avanti. Si passerà quindi dalle ore 2 alle ore 3 del mattino e purtroppo a causa del cambio perderemo quindi un'ora di sonno. Come tutti gli anni, quello dell'ultima domenica di marzo è un cambio di orario legato innanzitutto al risparmio energetico. Più ore di luce dovute non solo all'arrivo della primavera ed estate, ma anche un'ora di luminosità in più sul far della sera, che permette quindi di limitare notevolmente il consumo di energia elettrica. In Italia, negli ultimi 6 anni, grazie all'ora legale, sono stati risparmiati ben 6 miliardi di kilowattora, per un guadagno pari a quasi 900 milioni di euro. L'ora legale ci accompagnerà fino a domenica 30 di ottobre. E spostiamoci ora invece nel Golfo di Policastro. A Sapri, nuove idee per la riqualificazione urbana. Vediamo il servizio. Il Comune di Sapri mette in cantiere nuove idee per la riqualificazione urbana e per la valorizzazione dei siti storici e culturali. In giunta è stato approvato il progetto già condiviso con la soprintendenza per il rilancio dell'area di Santa Croce all'ingresso della città. Previsti interventi per la riqualificazione degli spazi attraverso anche la creazione di laboratori, aree espositive e opere nell'area a mare. Il progetto a breve passerà attraverso la conferenza dei servizi e quando avrà raccolto i pareri favorevoli di tutte le autorità preposte, verrà candidato ai fondi europei attraverso i bandi del Por Campania. L'ente locale è poi riuscito a recuperare i fondi per rimettere a posto le strade cittadine, dove continuano a registrarsi buche di ogni dimensione tra le lamentele di pedoni e automobilisti. Prossimamente invece dovrebbero aprire i cantieri per l'eliminazione del rischio esondazioni. Difatti sono stati da poco appaltati i lavori per la riqualificazione dei 4 assi torrentizi. Il Consiglio Provinciale dell'ACLI Salerno, composto da 20 persone elette nel corso del 25° congresso, ha riconfermato alla guida dell'ACLI Gianluca Mastrovito per il secondo mandato. Il neoeletto presidente ha nominato i membri dell'esecutivo e al suo fianco ha scelto anche il teggianese Daniele Manzolillo. Con mio sommo stupore, Gianluca ha scelto il mio nome per la vicepresidenza, insieme a quello di Andrea Pastore, originario di Nocera Inferiore, ha commentato Daniele Manzolillo, spiegando che nella presidenza sono entrati anche Antonella Venturiello di Bellizzi e Natalia Ferrara Spina di Battipaglia, che guiderà il coordinamento donne di ACLI Salerno. La scelta del presidente Mastrovito nasce anche da una profonda amicizia che ha legato molto Mastrovito al nostro territorio, sottolinea Daniele, ricordando che quest'anno ACLI Camminare Insieme di San Marco festeggerà 20 anni di attività. E adesso sentiamo che tempo farà domani. Linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Diffusa nuvolosità. Vento da nord-est con intensità di 28 km orari. Raffiche fino a 44 km orari. Temperature comprese tra gli 1 e i 6 gradi. E anche questa sera terminiamo con il meteo, le nostre notizie. I nostri recapiti sono lo 0975 520 166, la nostra email info@cosmostv.it e per la nostra programmazione in streaming www.cosmostv.it. A voi tutti la più cordiale buona serata. Arrivederci.